Pandemia, lockdown, crisi economica, recovery fund, ma una trasformazione epocale in corso riguarda la religione. Ne parliamo oggi con il professor Gianluca Marletta, a cui do il benvenuto, insegnante di lettere. Buongiorno, buongiorno e grazie. Ha pubblicato il professor Marletta numerosi saggi su temi sociologici, antropologici e storico-religiosi. Il suo ultimo saggio, che è stato pubblicato qualche mese fa, è stato scritto a quattro mani con Paolo Gulisano e si intitola L'ultima religione, dall'eugenetica alla pandemia, l'alba di una nuova era, col punto di domanda, per Edizioni Storica. Ecco, lo vediamo qui in sovraimpressione. Il professor Marletta è nato e vive a Roma. Allora, nel vostro libro definite l'ideologia dominante del mondo contemporaneo come l'ultima religione. Per quali motivi? Bene, perché innanzitutto abbiamo a che fare con un tipo di ideologia che probabilmente oggi, e per la prima volta, forse nella storia in assoluto, assorbe, comprende la stragrande maggioranza le persone veramente importanti su questo pianeta. Cioè, stiamo parlando ormai di una ideologia che è largamente, se non quasi esclusivamente, condivisa da tutti quelli che contano. Trasversale in pratica. Esatto. Ed è assolutamente trasversale, per quanto possa avere tutta una serie di sfumature sulle quali chiaramente non ci soffermeremo. Perché il concetto di religione, ultima religione, può sembrare quasi paradossale, una sorta di figura retorica un po' esagerata, ma in realtà non è assolutamente così, perché le caratteristiche di questa ideologia dominante hanno tutti gli aspetti di quelli che può essere un culto non volto verso il trascendente, evidente, con delle sfumature che però possono anche essere spiritualiste, tra virgolette, in certi casi. In ogni caso ha tutte le caratteristiche del culto, perché? Perché innanzitutto ha al centro questa nuova figura che in realtà è andata ad affermarsi nell'immaginario collettivo, che è quella della madre terra, della Gaia. Questa Gaia che va venerata, addirittura persino abbiamo visto in Vaticano, no? Abbiamo visto come ci sono state aperture incredibili da parte di quella che comunque sia ancora oggi la più diffusa religione del mondo, riguardo questa figura della madre terra, una madre terra nei confronti dei quali noi siamo costantemente sempre in uno stato di peccato, perché l'essere umano in una certa misura è visto come una sorta di parassita o comunque come un epifenomeno non centrale della natura, ma sempre più periferico e anche pericoloso. Da qui la necessità, il bombardamento, possiamo dire, anche continuo su tematiche come il denatalismo, declinato in tutte le maniere possibili e immaginabili, lo sconsigliare di fare figli perché fare il figlio è un peccato contro la natura, è stato definito addirittura in questi termini. Una visione sotto certi aspetti, quindi transumana, cioè l'uomo è una sorta di epifenomeno dell'evoluzione. Addirittura sotto certi aspetti potrebbe essere un errore dell'evoluzione che va cambiato, va trasformato. Da qui l'aspetto fondamentale, direi quasi escatologico, di questa ideologia, l'idea che l'uomo a un certo punto dovrà fare un salto e che questo salto sarà diretto dall'uomo stesso e che attraverso questo salto, per esempio l'interazione tra uomo e macchina, la diminuzione radicale e totale delle nascite, quindi anche la diminuzione naturalmente del numero degli uomini stessi, finalmente l'essere umano potrà rientrare in questa comunione con la natura. L'aspetto parareligioso, tra l'altro, è abbastanza evidente anche quando vediamo figure come che possiamo definire chiaramente profetiche, una sorta di parodia del profetismo tradizionale, figure come Greta Thunberg, che sono chiaramente delle costruzioni mediatiche, ma che proprio in questi giorni sta andando in Vaticano a partecipare a una conferenza importante a livello internazionale. È la figura profetica organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura, quella che si terrà agli inizi dal 6 all'8 maggio in pratica. Esattamente, esattamente. E lì ci sono tutti gli elementi proprio di questa nuova religione, perché di fatto di religione stiamo parlando. E se vogliamo aggiungere una provocazione, questa religione ha anche i suoi popoli eletti, in un certo senso, no? L'ossessione, per esempio, continua a livello mediatico sulla questione dei migranti. Quali sono i popoli eletti? Proprio popoli eletti, il migrante è il popolo eletto, perché in fondo che cos'è il migrante? Il migrante è il precario per eccellenza. L'uomo del futuro deve essere un precario, uno sradicato, un È quello che individuo. piace al grande Reset, tra l'altro, no? E alla grande finanza Esatto. Apolide, guarda la coincidenza.
Nessuna coincidenza, lo stesso discorso si potrebbe fare per esempio anche per per il problema dell'ideologia gender, anche il mondo LGBT è in un certo senso il popolo eletto del futuro, è l'uomo sostanzialmente privo di qualunque tipo di identità e quindi adattabile a qualunque forma di costruzione sociale futura. È lo sradicato. Ecco, dall'intervento che ha fatto, dalle considerazioni che ha fatto, mi è sembrato di capire proprio in maniera netta che comunque la componente del senso di colpa tipica del cattolicesimo, quella l'hanno mantenuta. Quello Il l'hanno senso mantenuta del perché peccato è mantenuto, è mantenuto, l'abbiamo. che quello è sempre molto, è sempre estremamente efficace, no? Per mantenere un certo tipo di controllo. Poi volevo anche porre l'attenzione proprio sul titolo sul nome di questa conferenza che si terrà organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura, perché si chiama Exploring the Mind, Body and Soul, quindi è proprio molto New Age, corpo, mente e spirito. Molto Quindi molto. Fa molto New Age, una New Age mainstream, direi proprio, no? Diciamo che la New Age è sempre stata in una certa misura la proiezione di idee mainstream, è in qualche modo la volgarizzazione di tutta una serie di filoni che potremmo definire neospiritualistici che già nascono a partire dall'Ottocento. La teosofia e tutti i derivati della teosofia poi diventano New Age quando negli anni 60-70, con le grandi rivoluzioni di massa sostanzialmente basate sulla droga, sullo spettacolo e sull'utilizzo della musica, si innesca e si innesta nello stesso tempo anche questo aspetto, in qualche modo, di spiritualismo. Non lo chiamerei di spiritualità, perché la spiritualità è una tendenza al trascendente, quindi in qualche modo al superamento dell'ego. In questa prospettiva non c'è nessun superamento dell'ego, anzi, forse sotto certi aspetti c'è un rafforzamento e un rigonfiamento a dismisura dell'ego. Questo tipo di spiritualismo poi si lega a tutta un'altra serie di suggestioni, perché di fatto c'è una suggestione post-malthusiana. E questo l'abbiamo visto chiaramente nell'appunto ossessione continua sulla diminuzione delle nascite. E questo si collega anche a un'incerta idea che è stata quella della rivoluzione sessuale, che ha avuto indubbiamente le sue ragioni e le sue motivazioni, ma anche sicuramente, come dire, i suoi scopi. In qualche modo è stata anche largamente nei decenni passati utilizzata proprio per disinnescare quelli che erano certe strutture della società tradizionale, no? Prego. Ecco, sì, tra l'altro mi sta proprio introducendo, mi sta dando la briva, insomma, per la domanda, ecco, perché volevo capire se si possono, focalizzare in ordine temporale le radici di questa ideologia, di questa religione. Allora, indubbiamente questo tipo di visione ideologico-religiosa parte dall'Ottocento, l'Ottocento dell'impero inglese. Tra l'altro, nel nostro libro noi abbiamo ricostruito questa radice proprio a partire dall'Ottocento britannico, soprattutto, perché è lì che nasce, per esempio, il malthusianesimo. Il malthusianesimo è in realtà un'ideologia, una sociologia, che però ha tutta una serie di addentellati già precedenti, cioè possiamo ritrovare certi elementi anche in Hobbes nel secolo precedente, lo ritroviamo sicuramente poi anche in Darwin, che non esisterebbe senza l'idea malthusiana di fondo, non sarebbe proprio esistita l'idea darwinista di un certo tipo di evoluzione naturale. Ma Malthus soprattutto si basava su un concetto, sul fatto che la maggior parte della popolazione fosse sostanzialmente, diciamo la verità, inutile e che quindi il numero di questi inutili andasse diminuito. E poteva essere diminuito in due modi. Una era la maniera, forse tutto sommato, più grossolana che si utilizzava nell'Ottocento, cioè quello dell'incentivare le motivazioni, epidemie, pandemie, carestie. Ricordiamoci, per esempio, gli esempi in Irlanda nel 1848, ma anche in India, nell'India britannica, ci sono state innumerevoli carestie, in qualche modo incentivate anche dal governo stesso, proprio come una sorta di pulizia etnica di certe popolazioni considerate difficilmente integrabili nel nuovo sistema liberal capitalista, perché poi il discorso era quello. Ma anche, per esempio, diceva Malthus, con una sorta di educazione, un'educazione, come diceva lui, alla denatalità, e che può coincidere anche con l'esaltazione dell'adulterio, l'esaltazione della sodomia, lo diceva lui stesso, che pure era un pastore protestante. E può avere questo effetto positivo proprio di una diminuzione della popolazione, soprattutto della parte più povera. Questo tipo di suggestioni poi si collegano nel Novecento con influssi di tipo, chiamiamoli New Age, noi oggi li chiamiamo New Age, neospiritualista,
fino a, ad arrivare, per esempio, a dei pensatori attuali che sono diventati dei pilastri del pensiero dominante. Parliamo, per esempio, di un Singer all'australiano, che afferma la necessità di trasformare completamente l'etica. Non esiste più un'etica della sacralità della vita, esiste un'etica della vita. Per cui, sotto tanti aspetti, un bovino adulto potrebbe avere più coscienza di un bambino piccolo, anche appena nato, e quindi maggior diritto alla vita. Queste sono idee che ormai spopolano in certi ambienti, soprattutto in ambienti del cosiddetto ambientalismo ultraradicale. Lovelock, sempre britannico, è sempre da lì, dal mondo britannico, soprattutto che troviamo questo tipo di suggestioni, quando parla del superamento proprio dell'uomo, cioè l'uomo è in qualche modo una sorta di parassita della terra, può diventare non più un parassita, ma un elemento reintegrabile solo al momento in cui in qualche misura cesserà di diventare uomo. Lui addirittura nelle ultime sue opere parlava proprio chiaramente dell'interazione uomo-macchina come unica prospettiva per l'uomo per poter giungere al suo futuro. Per Lei arrivare al nomina vostro anche Casaleggio Casaleggio, stesso. insomma, ecco, Lei se uno nomina va a vedere anche per esempio Casaleggio. Casaleggio su internet sono molto interessanti i video, Gaia, Prometheus, già i titoli sono estremamente significativi. L'ideale di Casaleggio, che in qualche modo riflette tutte queste suggestioni dei poteri forti occidentali, è quello di un uomo che un giorno giunga a una sorta di coscienza universale attraverso la macchina. Lui la chiama The Heart Link, no? La terra che diventa un link a cui tutti sono collegati e chiunque sia scollegato da questo sistema globale di fatto non esisterà più. Non esisterà nella virtualità e quindi non esisterà nella realtà. Se vogliamo utilizzare una metafora un po' biblica, non potrà né comprare né vendere, cioè sarà completamente escluso dal consorzio sociale, quindi sarà un morto vivente. Sì, tutti collegamenti che sono estremamente interessanti perché, guarda caso, ribadisco, era in senso ironico, prima ovviamente lo dicevo, la coincidenza, no? Guarda caso, coincidono con l'architrave, diciamo, del grande reset, tutto questo. Beh, ecco, ma qui c'è una domanda, diciamo, un aspetto fondamentale, visto che ce l'abbiamo in casa da 2000 anni, ecco. Qual è il ruolo del Vaticano in tutto questo processo? Ecco, diciamo che è un ruolo abbastanza singolare, perché indubbiamente, ecco, se vogliamo, negli ultimi secoli il cristianesimo, soprattutto occidentale, ha indubbiamente conosciuto una sorta di fossilizzazione. Cioè, diciamo che da un punto di vista teologico, di riflessione filosofica, ha subito un arroccamento. E questo già è un segno sicuramente di non buona salute. Però quando questo arroccamento è diventato dissoluzione, la dissoluzione porta dei germi pericolosi. In che senso? Cioè che oggi, per esempio, e questo è un dato abbastanza curioso, mentre la Chiesa negli ultimi 2 secoli si è sempre comunque sia messa contro le rivoluzioni, cioè la rivoluzione francese, la rivoluzione illuminista, la rivoluzione sovietica, sono stati sempre visti come dei nemici da combattere o al limite con cui poter dialogare, ma sempre a partire da una differenza profonda. In quest'ultima rivoluzione, questa rivoluzione terminale, chiamiamola anche col nome suo, perché in una certa misura ha come fine il terminare l'uomo, cioè il terminare il divenire umano così come l'abbiamo conosciuto fino adesso. Paradossalmente, il Vaticano sta diventando una delle avanguardie. Ricordiamoci qualche anno fa quando sono stati proiettati sulla basilica, sulla facciata del Vaticano di San Pietro, le immagini degli animali, no? Cioè queste immagini che veramente stridevano con le figure dei santi e degli apostoli che stavano lì attorno. Non perché la natura non abbia mai avuto una considerazione nel cristianesimo, ma perché in questo caso si sta creando una sorta di inversione totale. Cioè l'uomo non è più il centro della natura, come affermava il cristianesimo fino a poco tempo fa, ma del resto in qualche misura tutte le religioni, ma diventa una periferia. Al centro c'è Gaia. Ecco, ci sono delle parole, per esempio, dell'attuale pontefice che sono veramente da riflettere da questo punto di vista, quando proprio nel periodo del Covid, e in una certa misura proprio partendo dalla situazione che si stava e che tutti stavamo vivendo e che tuttora stiamo vivendo, affermava in maniera abbastanza sconcertante, ecco la vendetta della nostra madre terra. Cioè noi abbiamo peccato contro la terra si vendica di noi. Lui aggiungeva: Dio perdona sempre, l'uomo perdona qualche volta, ma la terra non perdona mai. È estremamente significativo. Cioè c'è una sostituzione in qualche modo del principio divino
qualunque sia la declinazione, la prospettiva con la quale lo vogliamo vedere, con questa entità, impersonale, declinata al femminile soprattutto, sicuramente, no? Perché la terra è madre in una certa misura, che sta prendendo completamente il sopravvento. E da qui poi anche tutta una serie di gesti piuttosto simbolici, per esempio la famosa processione della Pachamama sudamericana dai giardini vaticani fino alle chiese di Via della Conciliazione, che hanno fatto anche, e hanno suscitato anche un certo scandalo all'interno del mondo cattolico, stiamo parlando di qualche mese prima del Covid. Però appunto, da questo punto di vista, la religione oggi, almeno a livello istituzionale, sembra sempre meno una barriera nei confronti di queste derive. È sempre più un elemento che si inserisce attivamente all'interno del processo più generale che stiamo vivendo. Cioè, quindi non più come passivo, elemento passivo, ma proprio come elemento attivo. Parlo chiaramente a livello Allora, istituzionale. io ritengo molto interessante anche ricordare, perché i simboli sono sempre estremamente importanti e profondi, no? Uno degli ultimi Natali, ad esempio, il presepe del Vaticano, dove le figure tradizionali erano state sostituite dalle figure simil robot, a partire proprio dalla Madonna e San Giuseppe. Ecco, questo è un messaggio fortissimo, perché i simboli, poi questi simboli plurimillenari, chiaramente hanno un impatto anche con la componente interiore, che è fortissima. Comunque, sostanzialmente, l'aspetto della nuova religione alla quale si sta adeguando, addirittura parte in causa il cristianesimo, diciamo, sta abdicando all'aspetto spirituale, in pratica, all'aspetto trascendente. Ecco, questa è la sostanza. Beh, diciamo soprattutto in Occidente, ecco, in qualche misura. Probabilmente in Oriente ci sono dinamiche completamente diverse, naturalmente c'è anche una storia completamente diversa alle spalle, per cui il cristianesimo orientale obiettivamente rimane molto più aderente in qualche modo alla matrice originaria di quanto poi oggi, almeno a livello istituzionale, ripeto, perché poi a livello individuale dobbiamo sempre distinguere la religione istituzionale da quella che è la ricaduta individuale della spiritualità personale, che è una Ma cosa completamente diversa. l'aspetto istituzionale è chiaramente decisivo. Io vorrei anche ricordare, oltre alla conferenza appunto del 6-8 maggio, un altro appuntamento in questo senso estremamente importante, per non dire decisivo, potremmo dire anche decisivo, a giugno ad Astana, dove è previsto un congresso praticamente dei leader mondiali delle religioni tradizionali. Quindi mi sembra un po' le prove generali per pianificare, oserei dire, la religione del futuro. Questo ad Astana in Kazakistan. La religione finale, in qualche maniera, e La religione finale. da questo punto di vista è stata anche molto interessante la politica che è stata portata avanti negli ultimi anni. Una politica che tende a unire le religioni, ma dal basso. Dal basso in che senso? A partire solo da una prospettiva umana. E quindi non è un incontro in qualche misura al vertice, cioè non è un puntare insieme verso il trascendente, ma è una sorta di accostamento, un po' sincretistico se vogliamo, di prospettive religiose differenti in un'opera tutto sommato assolutamente umana, cioè quindi dove l'elemento forse assolutamente assente è proprio quello divino. C'è l'elemento politico, c'è l'elemento della convenienza umana, c'è l'elemento appunto di una sorta di pacificazione globale che si vorrebbe, ma tagliando in qualche modo il vertice verso l'alto, diciamo la piramide verso l'alto, quella che rimane o che rischia di rimanere è la piramide verso il basso, ecco, cioè verso tutto quello che in qualche modo poi porta verso il basso in generale. Verso il basso, per una religione che si sta evidentemente trasformando in qualcos'altro. E questo l'abbiamo descritto oggi, grazie al professor Gianluca Marletta, che ha pubblicato recentemente, assieme a Paolo Gulisano, il libro che vediamo in sovraimpressione, L'ultima religione, dall'eugenetica alla pandemia, l'alba di una nuova era, per Edizioni Storica. Avrò il piacere sicuramente di invitarla ancora per riprendere questi temi anche a seguito di questi due convegni, che sicuramente costituiranno, io a mio modo di vedere, non so se lei è d'accordo, un po' uno spartiacque a questo Molto punto. probabilmente sì, in qualche modo dei pali, dei paletti, dei punti di partenza, o forse di arrivo, se O vogliamo forse vederle da di un'altra partenza. prospettiva, estremamente importanti.
Ecco, e di questo magari avremo sicuramente modo di parlarne ancora. Grazie, grazie professor Gianluca Marletta, a presto. La ringrazio, arrivederci.